Non sono una scienziata, non sono nemmeno un medico, però 5 anni fa la mia vita ha preso una svolta che mi ha costretto di imparare tutto sulle malattie genetiche rare. Prima che vi racconto la mia storia, voglio presentarvi mia figlia Mila in questo video breve. La nostra bimba si chiama Mila Virginia Makovec ed è nata il 5 novembre 2010. Quando ripenso a Mila appena nata, era tutta sorrisi e salute e... A mezz'ora dalla nascita, Mila si aggrappò al mio dito con una forza tale che avrei potuto quasi sollevarla dalla culla. Quando Mila era piccola, si arrampicava, camminava in montagna e correva. Era molto attiva, amava andare in bici, giocare nella neve, andare in slitta. A un certo punto ci siamo accorti che Mila si ripeteva. Diceva mamma, mamma, devo e non riusciva a continuare. Poi, verso i 3 anni, abbiamo notato che aveva cominciato a camminare in modo strano, con i piedi leggermente torti. E a 4 anni ha cominciato a portarsi i libri vicino agli occhi. Poi a 5 anni i suoi piedi hanno cominciato a muoversi velocemente, scalpicciando, e spesso cadeva all'indietro. E ogni volta che si rialzava, cadeva, e si rialzava e cadeva di nuovo. L'abbiamo portata da molti specialisti, che però non sono mai riusciti a capire cosa avesse. Il tempo è passato e in un solo mese è cambiato tutto. Ci siamo accorti che Mila aveva perso completamente la vista. Quello che le dava tanta gioia era giocare, leggere, guardare la TV e giocare con suo fratello. Ma all'improvviso non riusciva più a fare nessuna di queste cose. È devastante vedere una bimba così vivace e socievole che non riesce più a giocare con gli altri bambini né con i giocattoli e che non può più vedere Elmo in TV. Mila è nata sana. Era come tutti gli altri bambini in Colorado. Camminava in montagne, sciava, arrampicava, cantava. Però verso 4 anni iniziava ad avere problemi. Cadeva spesso, balbettava, si metteva i libri e i giochi vicino al viso. L'ho portato in giro a circa 100 visite con medici, con terapiste, ma nessuno riusciva a capire cos'era il problema. Finalmente l'ho portato in ospedale a 6 anni, al pronto soccorso, perché non sapeva più cosa fare. E lì hanno dato la diagnosi di Batten, una malattia genetica rara, ma era una malattia mortale. All'inizio devo ammettere che ero contenta perché finalmente l'abbiamo trovato il problema, però con tempo ho letto di Batten e mi sono resa conto che Batten era una delle malattie più gravi che esiste. E nessun bambino ha mai sopravvissuto 10, 11, 12 anni. In quel momento Mila aveva 6 anni. Ho iniziato a leggere tutto, ho letto tutto nei giornali di medicina, di scienze,
ho iniziato a parlare con ricercatori, con medici, con chiunque che lavorava in questo mondo di malattie genetiche. Ho parlato con altri genitori che anche loro combattavano per i loro figli. E mi sono resa conto se io non facevo niente, non c'era nessuna speranza per Mila. E quindi ho creato una fondazione. E ho iniziato a lavorare per una cura. Ho raccolto soldi, ma poi c'era un problema, perché la malattia di Mila è un tipo di malattia dove c'è una mutazione che viene dalla mamma e un'altra dal papà, ma nel caso di Mila l'hanno trovato solo una e nessun laboratorio riusciva a trovare l'altra mutazione. E quindi con social media cercavo un laboratorio per aiutarmi a trovare l'altra. Per fortuna l'ho conosciuto un dottor Yu a Boston Children's Hospital, che per fortuna mi ha offerto di aiutare. Per settimane lui e tutti i suoi colleghi hanno cercato questa mutazione che mancava e finalmente l'hanno trovata. L'hanno usato per testare mio figlio, che in quel tempo aveva solo 2 anni. Per fortuna mio figlio non aveva Batten. Però ha confermato che Mila invece aveva Batten e non c'era una cura, non c'erano neanche quasi scienziati che lavoravano su questa malattia così rara. Quando il dottor Yu ha trovato la mutazione, ha avuto un'idea di una cura. E oggi non ho il tempo per raccontare la storia di quello che è successo dopo quell'anno, ma in un anno solo, il dottor Yu e tutti i suoi colleghi hanno sviluppato una medicina, l'hanno testato. E dopo un anno ci siamo trasferiti da Colorado a Boston e Mila ha iniziato una cura nuova che ha preso il suo nome, Milasen. Prima che Mila ha iniziato Milasen, aveva le crisi epilettiche da 20 a 30 al giorno. Ha perso la vista completamente. Quasi non riusciva più a camminare. Ma dopo che ha iniziato Milasen, abbiamo visto che la medicina non solo si è fermata la malattia, ma c'erano i miglioramenti. Mentre prima non mangiava più per bocca, si lamentava per sondino. Invece dopo il trattamento iniziava a mangiare di nuovo per bocca. Riusciva a fare i passi con il mio sostegno. Non c'erano quasi più le crisi epilettiche. E più di tutto iniziava a sorridere e ridere di nuovo. Questo era il primo anno, ma nel secondo anno non era molto chiaro se la malattia si fermava o no. Sembrava più o meno stabile. Però nel terzo anno la malattia di Mila ha continuato a progredire. Quest'anno, a febbraio, lo spirito di Mila ha lasciato il suo corpo. E oggi sto cercando di vivere in un modo diverso. Tutto quello che abbiamo fatto per Mila non era in tempo per lei, però la sua storia ci ha fatto vedere quello che è fattibile oggi, cioè sviluppare una medicina personalizzata a solo una singola persona. Tradizionalmente
Le medicine vengono sviluppate per un centinaio di migliaia di persone. Ci vogliono 10 anni e circa 12 miliardi di dollari. Però per le malattie rare, questo non è adatta perché ci sono gruppi piccoli e c'è un'urgenza. Oggi ci sono 300 milioni di persone nel mondo con le malattie rare, di cui una metà sono bambini. Di queste metà ci sono circa 60 milioni di bambini con le malattie rare che sono mortali o che sono gravemente invalidanti. 60 milioni. Questa è la popolazione dell'Italia oggi. Oggi ci sono 9.000 malattie rare diverse. Di questi ci sono cure solamente per 5%. Gli esperti pensano che ci saranno in totale circa 15.000. Perché vengono scoperte nuove malattie più o meno ogni giorno. A questo ritmo ci vogliono 2.000 anni per curare tutte le malattie rare come Batten. Questo non è accettabile. Il problema delle malattie genetiche rare è gravissima. È grave come il cancro, è grave come AIDS, è grave come Covid. È una situazione così grave per tutta società, non solo per le famiglie come la mia, ma anche per l'economia, dove solo negli Stati Uniti e solamente con circa 400 di queste malattie rare costava 1.000 miliardi di dollari. Ieri non c'era niente da fare con le malattie genetiche rare, non c'erano cure, non c'erano terapie. Però oggi abbiamo la capacità di diagnosticare i bambini alla nascita e di sviluppare le medicine per queste malattie prima che iniziano i sintomi. Con Milasen noi abbiamo dovuto scalare il monte di Everest senza le mappe, senza le corde, senza l'ossigeno. Ci saranno anche altri che riescono a scalare questa montagna, però quanti? È la responsabilità di tutti noi di rivoluzionare il modo di sviluppare le medicine per le malattie genetiche rare. Mila ci ha fatto vedere la strada, ci ha fatto vedere quello che è fattibile, di rendere possibile e accessibile una medicina per una singola persona, una medicina personalizzata. Però ora dobbiamo scalare questo processo per rendere accessibili queste medicine a chiunque ne possa beneficiare. Ci saranno rischi, ormai questo fa parte della medicina, però dobbiamo pesarli con il rischio di inazione. Senza la salute non c'è una vita. E ormai la storia di Mila non è unica. Ci sono 60 milioni di bambini, ognuno con una famiglia, che soffrono come ho sofferto io. Mila ci ha regalato una strada nuova. Ora tocca a noi di cambiare e rivoluzionare il modo di pensare alle medicine e alle cure per le malattie genetiche rare.